al nostro appuntamento con Reg Simulator. Oggi andremo avanti con il nostro programma, quello di far crescere il nostro range. Hi everyone, welcome to the stream. Welcome to Range Simulator. Today we will go on with our program, growing up our range. We will sell meat and then we will try to see if we can earn money by hunting. Let's go. Andiamo a vedere se oggi riusciamo a guadagnare qualcosa vendendo la carne. Della cacciagione e poi vedremo di trovare un po'. Perfetto, allora andiamo da Best Burger. Now we will go to Best Burger and try if we will earn money, extra money, or we will rock you. Or we will earn money with no extra. Let's go, andiamo a vedere. Niente, vabbè, ma noi andiamo lo stesso avanti. 375 dollari non sono male. Not bad. Adesso andiamo a vedere se nel punto, in quel punto della mappa, riusciamo a trovare un po' di selvaggina da cacciare. So now we will try to see if on that point of the map we will find something to hunt. E qualcosa l'ho appena visto. And I saw anything. Orsa chiotten. Ce ne stanno un'altra. Fringuellozzen. 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 House. Andiamo subito prima che l'orso chiotto qua se ne va. Orsa chiotten. Fringuellozzen. Brr. Burr. Burr. We must be so rapid because now it's 5:50 PM. The night time is coming. Sono le 6:10 o 10:06. E dobbiamo sbrigarci perché se diventa buio qui sono problemi. Allora facciamo un giro veloce, poi se non troviamo niente andiamo a vendere e ritorniamo indietro.
and we do a very fast a fast look. Then I go sell meat before restaurant will close. I can see nothing. Okay, now I go back to the car, visto che adesso, anche perché si sta facendo notte, un po' di pace qui. Fermiamoci un istante, voglio viverti così. Andiamo a vendere la cacciagione alla restaurant e poi veloci. Quick, hurry up. Su, in effetti, a quanto pare è andato abbastanza bene. Quite good. Noi ci accontentiamo di poco. Not more, but it's enough. So let's go sell the hand meat to the burger. Andiamo. Quick, hurry up, quick. Intervention. Ok, andiamo con calma. Uff. Before the restaurant close. Extra. Voilà, Mastro Birraio carissimo. Ben ritrovato alla live. Buon pomeriggio, buonasera o buongiorno. Io dico salve perché così per chi guarda poi il video, diciamo durante l'arco della nottata, insomma. Salve a te comunque. Ah, è un onore averti in live. Infatti nelle repliche durante la mattina, quando lasci i messaggi nella live anche in registrazione, poi la mattina li leggo i messaggi, quindi tranquillo, puoi anche lasciare i messaggi, poi tanto sai che comunque li leggo. So if you watch my video during the night time and you type a message, I will read it and I will answer during the morning here in my town. Welcome Mastro Birraio. Tu hai qualche canale Twitch, Mastro? Così facciamo un po' di pubblicità anche al tuo canale. Un po' l'orario, così almeno facciamo un po' di pubblicità pure al tuo canale, tanto qua questo canale è aperto, quindi insomma, fra piccoli streamer, se non ci diamo una mano, siamo nella cacchetta, siamo in quella massa che insomma. Ah, ma io qua devo andare a mettere, vabbè, c'ho la tanica. La bocca a volo.
Si è fermato. Ok, perfetto. Basta, se il tuo canale ha un nome diverso dal tuo nickname, non lo scrivi, basta scrivere il nome del canale, perché se inserisci il link, il bot ti sospende. Vai tranquillo, un po' di pubblicità, visto che insomma mi segui durante la notte, non posso nemmeno. Non posso nemmeno ringraziarti, almeno in qualche modo cerco di ripagare la tua fiducia. Eccolo là. Bene così. Oh, vabbè. Quindi su Mastro Birraio 1978, giusto? È il tuo canale? Se ho capito bene. Perfetto, allora sei un mio coetaneo. Allora, amici che guardate questa live, voi che state guardando questa live su Twitch in diretta o in differita durante le ore notturne, per favore passate dal canale di Mastro Birraio 78, tutto attaccato, e sosteniamolo. So if you are watching this video in replica in night time or in live, please give a follow to Mastro Birraio 1978. Please support the channel. Come on, come on, come on. Che dici, vado bene? Com'è? Come si dice? Testimonial. Ma figurati, Mastro Birraio, se non ci diamo una mano tra di noi, e qua con questi tempi che corrono, facciamo, come dire, bisogna darsi una mano. L'importante è creare una sorta di catena di stream, piccoli streamer. So that's what I was saying to the friend Mastro Birraio 1978 is that little streamer should them. One with the other one. So please take a follow to Mastro Birraio 1978. Mastro, devi sapere che io ho la fortuna di avere anche dei follower che non parlano la lingua italiana. E allora a volte improvviso un po' il mio inglese, un po' maccheronico. Però lo faccio con piacere perché nelle mie live mi fa piacere anche quando qualcuno, per esempio, mi chiede, che ne so, un consiglio oppure qualcosa su uno dei giochi che porto, perché magari anche lui vuole acquistarli, o magari si trova in leggera difficoltà. Mi piace veramente tanto, è mio onore il fatto che mi chiedano qualcosa, è
e mi fa piacere, vuol dire che l'intento di questo canale, che è quello di creare una sorta di piccola grande famiglia di streamer o di altre persone, sta andando bene. So I said that I am very proud to have people that not speak Italian. So I try to speak in English, a very bad English. But for me it's a very big honor to have you here. And the goal of this channel is trying to make a big family with viewer and people, for example, watch my video or play my same game. And I love when anyone ask me help or other things. I'm very proud, thank you. Guarda, anche io, diciamo che il mio canale non è che fa tanti spettatori durante le live. Il picco massimo è stato di 7 spettatori, però per pochissimi secondi, insomma. Ma per me fare anche 3 visualizzazioni in live fa enormemente piacere. Certo, rispetto a quelli che ne fanno 20, né di meno, questo sì. Però, insomma, preferisco, mi accontento, ecco. E qui con noi, ragazzi, amici ed amiche, c'è l'amico Fernbus, Mastro Birraio, e ti presento Fernbus, Fernbus, ti presento l'amico Mastro Birraio, anche lui piccolo streamer che sta entrando nella famiglia dei Dablo qua. Buonasera e ben ritrovato. Fernbus08 ha appena brindato con 35 bits. Grazie mille. Cheer Uè, 35. presidentissimo, grazie. Approfitto per fare un po' di Cin cin. Vedi, Mastro Birraio, hai potuto toccare con mano il discorso che facevo prima, il fatto che tra di noi ci diamo una mano. E Fernbus è un altro amico streamer che dona tanto e streama, lui è toscano. Magari se non conosci il suo canale, facci una capatina, perché anche lui è in gamba come te. E quindi, insomma, potreste, insomma, far crescere i vostri canali. Esatto, sì. E lui sì. Sì, ho letto. Ma anche a me i 1000 bit sono stati donati durante la replica, quindi durante la notte. E come dire, ora non mi viene il termine giusto. Sulla fiducia, ecco. A me l'ha donato Tizio Fortunato. Infatti l'ho ringraziato perché Fernbus, tu lo sai, con questi, come si dice da le mie parti, con questi chiari di luna e con questa crisi, insomma, è una sommetta che uno potrebbe fare altro, però è un sostegno al canale. Siamo fortunati, Fernbus. A prescindere, anche se non arrivano le donazioni, è la stessa cosa.
il fatto che comunque le persone entrano nel canale, insomma, è una cosa molto bella. Allora, e qua mo. Ma allora quanto c'ho? 1065. Ma te l'ha fatta, in live, quindi la donazione, diciamo così, i bit. Caspiterina. Vedi, quando ti metti di impegno, i risultati si raggiungono. Allora, vediamo un po' se riesco a prendere una macchina che mi permette di caricare una mucca. Perché vorrei prendere una mucca, appunto, per iniziare a produrre un po' di prodotti a base di latte. E con i formaggi qui su Ranch Simulator si guadagna bene, a parte, diciamo così, la cacciagione che non è sempre stata. Fergus 08 ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille. C10. Dottor, grazie a te, ma figurati. Comunque mi fa piacere. Mi fa veramente piacere che sei. Che ti hanno fatto questo bel regalo. È un supporto non indifferente al canale. Allora, 800, 600, no, non ce la faccio. No. Purtroppo ieri sera, beh, mi avevi detto che non streamai, poi quando ho finito la live mi sono andato a riposare perché veramente stavo un po'... non ero particolarmente energico. E quindi è per questo che non sono passato. Tanto tu stasera stream, perfetto. E stasera passo da te. Allora, vediamo un po'. Allora direi di tagliare un po' di alberi. Bella domanda. Dovrei provare. Stavo valutando questa cosa e pensavo di farlo il sabato, diciamo così, perché mentre non è sabato, cioè sabato notte, ad esempio negli Stati Uniti è primo pomeriggio, cioè in prima serata. Però sì, ho valutato questa cosa. Però per il momento, diciamo così, è un po' complicato. Però ecco la motivazione per cui mando le repliche poi durante la notte. Proprio per permettere a chi non ha potuto seguire le live di poter... insomma, stare lì e poter in qualche modo recuperare più o meno ciò che è stato fatto durante la giornata, la puoi rivedere. Però la terrò presente la tua proposta. Da valutare. Ne verrebbe fuori una specie di ASMR gaming o il soft gaming. Il vero soft gaming. E poi per esempio
Sto cercando di creare un nuovo format, un nuovo stile, diciamo, di gioco, questo soft gaming. Sto ancora focalizzando bene come ottimizzarlo. Non è nulla di particolare, però deve essere, vorrei fare qualcosa, ecco, che anche durante un gameplay, diciamo così, chi guarda si sente in qualche modo non dico rilassato, ma sai, guarda come se stesse vedendo qualcosa, un paesaggio, non posso definirmi gameplay grandi cose, però ecco, una cosa soft e simpatica. Allora, qua mi creo un po' di spazio in mezzo a questi alberi. Per il momento raccolgo solo questi piccoli. Poi, qualora dovessero servirmi altri tronchi. Tronchi, fuori croccantissimo, dentro morbidissimo. E ho fatto pure una pubblicità, vecchia pubblicità degli anni 90. Tu sì che mi capisci, Mastro Birraio, perché tu sei mio coetaneo. Vediamo un po' se ce n'è qualcun altro. Questi li lascio perché devono crescere. Ah, non sei del 78, allora sei un giovincello, sei. Credevo che il 78 fosse l'anno di nascita. Forse hai messo 78 perché quando hai fatto l'account era già occupato Mastro Birraio. O c'è qualche birra che si chiama 78? Io qua non sono nemmeno esperto di queste cose qua. Se si può dire, se diciamo così, se non si può dire, non face nuddu, face nenzi. Io ho scelto Dub Logistica invece perché Dub sono le iniziali del mio cognome e Logistica perché quando ho iniziato a giocare in multiplayer su Eurotruck, all'inizio non sapevo che nome utilizzare, quindi utilizzavo un altro nickname. Poi dopo, man mano che sono andato avanti con i gameplay di Euro Truck ed American Truck, ho aggiunto all'iniziale del mio cognome Logistica. E da lì, insomma, poi non è più cambiato. Beh, un nick che è questo qui adesso lo utilizzo da un bel po' di tempo. Almeno 3 anni saranno più o meno. A proposito di Eurotruck, Mastro Birraio, a te piace il Turbo Star? A me, come dicono in Toscana, mi arba tantissimo. Ma io pure io ho cambiato il nick di Steam per almeno 5-6 volte. Poi dopo questo ho iniziato diciamo a funzionare e ho lasciato questo qua. Infatti un bel po' di tempo che l'ho lasciato così.
oltre a DayZ giochi a qualche altro gioco? O è il canale, diciamo così, è il tuo canale è concentrato su un tipo di gioco? Io per esempio porto diversi giochi, oltre a Euro Truck porto Farming, porto Ranch Simulator, House Flipper o House Flipper, porto American Truck, si è scordato qualcuno? Credo di no. E insomma, cerco di variare un pochettino nel programma. E vai, sì, almeno, vabbè, se diciamo si possono dire, almeno così magari se anche riesci a streamare sporadicamente, cerco di far conoscere anche il tuo canale. Perché pure io all'inizio non è che io questo account l'ho creato a maggio dell'anno scorso. Sì, solo che per un periodo l'ho tenuto un po' in sospeso e poi ho ripreso a streamare un po' più frequentemente a gennaio, quindi diciamo che in maniera continuativa è da gennaio ad oggi che streamo. Perfetto, abbiamo l'ultimo tronco, per il momento la casa non se ne parla a costruirla, ho le mucche, ho la casa e quindi di conseguenza preferisco acquistare le mucche e guadagnare build the house because I prefer buy the cow and not because cow let make me a lot of money selling cheese or milk. Boom, 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 boom. Oh, perfetto. Anche questa è andata. Da qualcosa? No, perfetto. La legna torna sempre utile. The wood is always. The wood is like the gold. Allora, correndiamoci un attimo. Ok, perfetto. Le stalle stanno qua.
Qua vedi, mastro operaio, mastro, ogni tanto qua, quando cambia il meteo, a volte risulta difficoltoso orientarsi, specialmente quando sei praticamente in mezzo, nel bel mezzo di una boscaglia e non avendo punti di riferimenti. C'è stata quella frazione di minuti in cui, quel tempo in cui c'era il sole rosso amaranto, che non si capiva niente, ho cercato di riorientarmi. Infatti è quello che stavo per dirti, magari potresti vedere, dovresti provare più su PC, perché evidentemente la piattaforma della Sony è un po' più rigida, evidentemente da questo punto di vista. Purtroppo le politiche, diciamo così, sono un po' a volte molto abbastanza restrittive, molto rigide, ecco, termine giusto. Però non ti preoccupare, poi dopo, una volta che ritorni a streamare, poi vedrai che ti divertirai. Bisogna avere un po' di pazienza. Prendiamo la scorciatoia qua. Il problema è che in questi periodi, come nel 2012, l'hardware dei PC costano un patrimonio. Pensa che la scheda grafica che ho preso per un mio amico che gli ho assemblato un computer di fascia medio-alta e ho trovato il prezzo che era quasi raddoppiato. Poi il mercato qua per via del mining e di queste altre cose, oltre al momento, diciamo così, che non si produce tanto, insomma, l'hardware è veramente qualcosa di incredibile da acquistare. In questi tempi manco la RAM si riesce ad acquistare. Costa veramente un botto. Caspita, però avresti potuto contestare il ban, almeno provare. Io mo, ad esempio, a me è capitato su YouTube il reclamo per violazione di copyright per una canzone. In realtà, le canzoni che io metto fisse nel mio video, nei tutti i miei video, in tutte le mie live, sono queste qui che tu senti adesso in sottofondo. E questi brani li trovi nella libreria di YouTube. La libreria di YouTube è, ci sono i brani royalty free, una cosa del genere, per cui non sono coperti dai copyright. Però c'era un brano che somigliava tantissimo e ho dovuto fare la contestazione su YouTube per dire: guarda, che questo brano non è quello che dici tu, ma è un brano che stesso tu mi metti a disposizione. Così
Ho scritto il titolo del brano, l'ho inviato alla contestazione e alla fine loro, il sistema, l'algoritmo effettivamente si è reso conto che aveva pigliato un abbaglio e quindi alla fine il brano non mi hanno eliminato l'audio del brano. Fatto richiesta 3 volte mi sto rifinanziando. E allora quando è così lascia stare. Magari in futuro cerca di prestare un po' più di attenzione. Perché pure io, per esempio, in live qua alcune parole che possono essere fraintese dall'algoritmo, io non le dico, cioè le dico in maniera più soft. Per esempio, l'animale quello lì rosa lo chiamo maialozzo, perché se dico, se lo chiamo con il termine con la P, no? Il sistema potrebbe prenderlo come una sorta di offesa e quindi sto imparando a, prima di dire una parola, trovare un metodo più light in modo tale che il sistema non può fraintendere. Ah, ma è una fotocalcistica. Ma era di un gioco o era di una partita reale, per intenderci, hai fatto la foto al monitor durante, cioè al monitor, al televisore durante la partita. Perché se è così, può darsi che ti abbiano bannato per violazione di copyright. E allora può darsi che ti abbiano bannato per violazione di copyright. Infatti pure YouTube, stessa cosa. Non si possono mettere nemmeno più, che ne so, frazioni di 7 secondi di un video perché poi ti arriva la contestazione. E sono cambiate tante cose. YouTube, una volta più o meno potevi. Io pure io sui vecchi account YouTube avevo fatto, all'inizio facevo i video musicali dove mettevo le foto sulle parole delle canzoni, incitamento all'odio. Beh, evidentemente. Ma a meno che chi ha gestito la tua segnalazione, cioè il tuo ricorso, può darsi che. Ma mi viene da pensare che forse tifava per quella squadra e boh, magari si sia risentito, però. In teoria. La professionalità di una persona dovrebbe andare ben oltre, diciamo così, il tifo piuttosto che gusti per musica, queste cose qua. E l'unica spiegazione logica credo sia questa, perché boh. Non è possibile che tu per aver fotografato un risultato di un tabellone di una partita non sia nemmeno violazione per i copyright. Sai che tu dici ho fatto la fotografia, è uscito il logo della televisione XY e quello c'è il marchio registrato, sai? Cioè, è proprio anomala sta cosa, perciò io sarei, come dire, posso
porta a pensare che forse la squadra che non vinceva magari è la squadra del cuore di queste persone, però ribadisco che un moderatore deve rimanere neutrale, deve essere, non può, o meglio non dovrebbe, ecco, far valere le proprie simpatie a discapito dell'equità, ecco, della cosa giusta. Ma se qualora fosse così, cioè, sarebbe veramente una cosa incredibile. Ma se mi avessi detto violazione dei copyright, avrei alzato le mani, avrei detto vabbè, così. Vabbè, sono così. Wow, cacciagione 1,9, e qua ci facciamo bei soldini. Vediamo un po'. Grande. Mi stai portando fortuna, Mastro. Mi sa che devo essere un po' più spesso qua. Al di là di quello che mo' è successo là. Insomma, vabbè, al limite tu, ho detto, prova da PC che in teoria non dovrebbe essere così restrittivo. Uso il condizionale perché non si sa mai. Mi dissocio, allora 800. E poi la H costa, mi pare, 600. Allora, GTA. Io in realtà ho degli amici che fanno GTA in roleplay. Hanno un server che si chiama Roma Capitale. Se sei interessato, allora dovresti contattare Renegade. Ma un attimo solo che ti dico il nick preciso. Allora, un attimo solo e ti dico come si chiama il nick. Allora, un attimo di pazienza. Allora, vediamo un po'. Abbi pazienza, sto cercando un attimo qua nel... ok. Vabbè, io stavo cercando il coso qua dell'amico. Che sono ragazzi, insomma, divertenti. È interessante, anche se non è proprio il mio tipo di gioco. Però io ho giocato a GTA San Andreas, quindi sì, guarda, tu dirai wow, la preistoria.
Diciamo che all'epoca era di moda. Ok, quindi insomma, e quando fa il PC, se acquisti anche eventualmente Farming 19, potremmo anche, e se hai bisogno di qualcosa, insomma, posso anche mettermi a disposizione per darti qualche consiglio. Sì, lo so che è la simulazione della vita reale. Infatti mi diceva l'amico che si crea il lavoro, si cerca. Oh, i maialozzi, bene, ottimo. Loro si sono creati un server loro per, diciamo così, penso per comodità. E non essendo particolarmente appassionato al tipo di gioco, diciamo, mi piace più guardare. E per esempio Fernbus, lui porta anche GTA. Non so se gioca in roleplay, perché mi pare che gioca da console. Se non ricordo male. È bello difficile il roleplay. Ah, ecco, ok. Io mo non so se lui gioca da console per quanto riguarda Ah, ma quindi già lo conosci, insomma. Io dico questo che, cioè, come dire, mi faccio portavoce tra virgolette, perché faccio lo sponsor, insomma, come lo faccio a te, lo faccio a chiunque, per cui se so che posso dare una mano, far crescere un gruppo, una cosa, a me fa piacere. Ah, ok, quindi non è la stessa cosa, quindi, ecco. Quindi tu comunque hai già, diciamo, un server, un gruppo di amici con i quali, diciamo così, ti diverti a giocare in roleplay, se ho capito bene. Allora qua gli metterei un cancello, vabbè, per ora lascio così. Ah, ok. Ok, adesso ho riletto meglio il messaggio. Allora, quasi quasi io direi di fare un altro po' di legna. Ma allora io toglierei 1, 2, 3 e 4 in modo da creare un varco.
Allora, io dovrei streamare fino alle 8, fino alle 20, sì. Poi dopo lancio in replica la programmazione qua e mi copre, dovrebbe coprirmi le 12 ore, quindi dovrei riuscire ad avere la programmazione online, diciamo in replica, fino a domani mattina tra le 8 e le 9. Allora, Eurotruck. Allora, Eurotruck c'ho le repliche. Allora, la replica di Eurotruck è, ora ti dico, la prima con il Turbo Star, quindi è quella che parte alle 8, diciamo dopo lo stream. Poi c'è quella del venerdì e quindi diciamo tarda nottata, c'è quella lì che ho registrato venerdì, quella che io chiamo il convoglio, e che ho registrato venerdì e che dovresti trovarla in live a metà nottata. Poi c'è American Truck. Eh sì, poi c'è anche American Truck, che dovresti trovarlo in replica, grosso modo, tra le 3:30 e le 4:30, quindi sono orari orientativi, perché non è che conosco bene la posizione diciamo la tempistica, però così mi ricordo grosso modo la posizione. Per cui Eurotruck la troverai alle 8, alle 20, che magari tu starai cenando, oppure a metà nottata. Vedrò di portare anche un po' più spesso Eurotruck. Per esempio, con il Turbo Star sto facendo il tour delle capitali europee. Il Turbo Star, questo è quello là di Ralph Garage. La mod base la puoi scaricare tranquillamente. Se vai in uno dei video di Eurotruck, quello lì di Ralph Garage, trovi il link per il sito internet dove puoi scaricare la mod base del Turbo Star. E poi ci sono diverse mod a pagamento. Io per esempio ho acquistato una che l'ho pagata intorno ai 5 euro e praticamente mi ha dato il motore da 640 cavalli, i marmittoni stile americano, poi i cerchi in acciaio, i cerchi in acciaio e il suono delle marmitte aperte. Qui, Mastro, grazie per essere passato in live, grazie per la chiacchierata, per il consiglio, insomma. Poi ti ho detto, tu quando vuoi
anche durante le repliche. Scrivi perché io solitamente rispondo. Basta che poi quando finisci vai nella voce chat e dovresti trovare qualche risposta. Non so se il bot non cancella, quindi teoricamente nella pagina principale, se vai su chat, dovresti vedere la risposta. Altrimenti, insomma, troverò un altro modo per salutarti. Insomma, ti terrò presente, ecco. Così come terrò presente anche il tuo consiglio, magari di trovare un altro giorno oltre al martedì ed il venerdì sera, che il venerdì sera stream dalle 10, dalle 22 fino a mezzanotte più o meno. Il tempo di fare un bel carico. Scarico. Alright, mastro. Buona carica batteria. Buona cena. E grazie per le belle parole che hai speso, insomma. Mi fa piacere che sei uno di quelli lì che, nonostante la sera, insomma, durante la notte ci siano le repliche. Questo mi fa piacere, che c'è qualcuno che le guarda. E questo mi onora e mi fa piacere. So I say to my friend Mastro Birraio, I was thanking him for watching my video in replica during the night, and I want to say thank you to everyone while you watch my live stream in replica. I am very proud. Very proud for this. And thank you, grazie. Adesso andiamo. Ok, perfetto, questo pure c'è andato. I maialozzi qua sono cresciuti. Our pink friends are growing up. Thank you everyone for following this channel when I am offline. When you see that is written in replica, thank you so much. Thank you everyone for the bit, for the follow, and for your message. This is the
the best support that I can have from you. Grazie per il supporto che mi date quando sono offline, per i bit, ma soprattutto per i vostri messaggi e per tutti coloro che seguono il canale quando sono offline. I thank so much who follow the channel when I am offline or when I am in replica, not in live stream. Thank you so much. Merci beaucoup. Allora, andiamo a vedere qua. But my friend Master Bill Rai was very, very interested by him, his problem. We were trying to understand why he had been banned, but now we have to concentrate here. E mo ci dobbiamo concentrare, altrimenti ci fanno la pella. You're succotted. We have to stay alert. Otherwise, the bear will kill me. Kill him softly, orsacchiotten, bellinen. Bellinen. Orsacchiotten, vieni orsacchiotten. Andiamo, let's go. At the moment, oh! This is the only way. Boom.
stream. Fai un buon viaggio. Guarda tu sola, che un bello in me. Oh sola mia, sta in fronte a te. Oh sola mia, sei solo tu. My only son, it's only you, it's only you. You're in my heart, you're in my soul. In my passion I grow. You are my love and you're my best friend. You're in my soul. Rod Stewart. Hello Rod Stewart, thank you for the music. Mi sembra al momento che non ci sia più nessun orso. Andiamo un po'. Allora, andiamo di qua. Let's take a look around the hardware store. If there is any burr. this is my bad English, not English. Sorry. I know that I'm not very good on English, but jump, bam, 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 jump, bam, 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 bam. E vediamo un po' se siamo fortunati. Oh. Let's see if we are lucky again. If the restaurant will pay. Give us a quite good payment. And then I have to go to the gas station. E dopo devo andare alla stazione di carburante. Perché devo riempire la tanica. I have to go to the gas station because I need to refuel salvato. La mira è pessima. I know I'm not very good while shooting. Of meat or meats.
Wiz. Ma chi se ne frega, chi se ne... Batto perché c'è l'animazione, Batto perché c'è l'animazione, saluta, ma... $240, ottimo, quindi... Maybe now I will have enough money to buy a car, and the cow. Let's take a look before. How much will pay? I will pay for the cow. Space cow. Jamiro qui. Con la mucca inizieremo a guadagnare 650. 650. Ok. 8. Ce la dovrei fare. I will do. GG. I will do a short running. When I'll go by, the car. Spariscono le strisce. The stripes delete. Ok, finalmente compreremo la nostra mucca, la nostra prima mucca. So finally we will buy our first cow. Ah, a proposito, ma questa ha fatto le uova. E soprattutto, togliamo i residui qua. L'acqua. Ok, ce n'è ancora. GG. Massimo rispetto.
L'ascensore è rotto qua. Ciao, sono passato a salutarti. Allora, però io direi di salvare. Now I'll save before buying. Le fermate degli autobus sono dei checkpoint. 800, 650. No, questa no. Perfetto. Ciao. Oh, finalmente. Possiamo comprare la nostra prima mucca. Finally, we will buy our first cow. Rolling. Right. Sembra essere leggermente più stabile la macchina. Anche se non si direbbe. The car looks to be so stable. More than the previous version of the game. Finalmente ci mettiamo la mucca e ci facciamo pure il lattuccio. Mucca, perfetto. Questo pure mi serve. Allora, 135, 8,43, però stiamo quasi a posto. No, per il momento questa no. Ciao, buona giornata. Vieni Carolina. Regge di Caroline, tu sei stabilizzata. Allora, dico, mettiamolo qua. Mucchetta. Finalmente potremo iniziare a produrre qualcosa di buono, piano piano. Finally, we can product something
Oh, good. A very remunerable resort. Remunerable. Remunition. Saltation. La carrozzation. La nostra vaccarozza è arrivata a casa. Vediamo un po' dove che deve andare. Ok, dall'altra parte. Finalmente la nostra bella mucchetta. Vedendo da sola la posso recuperare. Vai, 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 vai. E vai, la nostra amichetta mucca. Adesso la lasciamo riposare. Allora, in conclusione, quanto ci è rimasto? 263. Quindi oggi abbiamo cacciato, abbiamo venduto la cacciagione e abbiamo acquistato l'auto e la mucca. So, today we sell the hunting. The hunt meat a couple of time. I bought the car and finally I bought the cow. Yes, Carolina. Little pigs are born. Piccoli maialozzi sono nati finalmente. Abbiamo una mucca che finalmente pian piano potremo iniziare a guadagnare un po' di denaro. And finally we will earn money. That in this game is never too much. Let me see. Vediamo se la gallina ha bisogno di qualcosa. Oh, caspiterina, meno male che mi sono ricordata. My little lady. Was waterless. Was without the water. But now she's safe. Perfetto. Perfetto. Questa live termina qui.
Come sempre vi ricordo che per chi guarda questo video su YouTube è disponibile il venerdì, quindi tutti i venerdì in replica su YouTube ci sarà il video della serie dedicata a Ranch Simulator, mentre invece in diretta, in live, tutti i mercoledì in live su Twitch. Come sempre, nel link, nella descrizione troverete il link dei miei canali social e il link per acquistare Ranch Simulator scontato. So, the live streaming finish here. Thank you for watching. You will watch this video on Wednesday on YouTube. In description below you will find the link of my social media channel. You will find a link if you want to buy a Ranch Sim discounted. So thank you so much for watching e grazie a tutti per aver guardato questo video. Come sempre vi ringrazio per il follow, thank you for the follow, for the bits, per i bit, per i messaggi, for the message, and for the like under my YouTube videos e appunto i mi piace sotto i video del canale YouTube. Per oggi è tutto. For today is all. Thank you so much. Grazie a tutti and stato buona. Ciao a tutti. Bye bye.